Oggi andremo ad affrontare due concetti chiave: come esporsi al sole in modo sano e come proteggersi invece dal sole in modo naturale. Andiamo a capire cosa significa. Purtroppo al giorno d'oggi sappiamo che il sole non è più schermato come dovrebbe a causa dell'ozono e dei danni quindi derivati dall'aumento dei raggi nocivi che passano la stratosfera. Di conseguenza c'è, diciamo, una forma di iperprotettività, quasi una forma di psicosi collettiva nel proteggersi dai raggi solari. Evidenze scientifiche hanno riscontrato che se da un lato non proteggersi dal sole porta a un aumento dei tumori della pelle, delle macchie solari, dell'invecchiamento precoce, dall'altro lato è pur vero che si è visto che il proteggersi in modo assoluto dai raggi solari d'altro canto comporta altrettanto aumento di casi dovuti a cosa essenzialmente? Alla mancanza della vitamina D. Cosa significa questo? La vitamina D è un ormone fondamentale per il nostro organismo perché va a regolare quelli che sono tantissimi dei processi metabolici importanti, come tenere sotto controllo lo stato infiammatorio. La sua carenza infatti è alla base delle patologie autoimmuni, anche problemi a carico di danno cellulare, perché è un forte protettore cellulare, quindi protezione dal rischio cancerogeno. Inoltre regola anche la serotonina e quindi la carenza di vitamina D, e questo lo sappiamo perché è stato riscontrato nelle popolazioni nord europee, è la base di un aumento dei casi di depressione. Come viene stimolata la vitamina B? I raggi solari si dividono secondo delle lunghezze di frequenza, quindi raggi UV, UVA, UVB e i più nocivi, che stanno passando ultimamente proprio a causa dei danni all'ozono, i raggi UVC. In particolare i raggi UVA sono quelli dei rischi che corriamo esponendoci al sole, rischi che abbiamo citato poc'anzi, mentre i raggi UVB sono quelli che stimolano proprio il rilascio della vitamina D, sempre sotto controllo anche dell'attivazione della melanina. Cosa significa questo? Dobbiamo sapere come esporci al sole. Si è visto che il rilascio l'arrivo del raggio UVB ha una frequenza maggiore e quindi è più protettivo nelle prime ore della giornata, per cui consigliamo che un'esposizione al sole fatta nelle prime ore mattutine, secondo la nostra area geografica del Mediterraneo, non oltre le 10:30 quindi del mattino, senza protezione o con una protezione bassa, ci aiuta a rilasciare la giusta dose di vitamina D sufficiente per quindi per la copertura e anche ad attivare la melanina. Sappiamo che la melanina è di per sé un protettore delle nostre cellule e della cute, quindi proteggerci incondizionatamente causerebbe quindi una riduzione anche di rilascio della melanina, e non è un discorso protettivo. D'altro canto, quindi, abbiamo affrontato come esporsi al sole in modo sano. Bisogna anche vedere quello che è l'altra faccia della medaglia, quindi abbiamo bisogno necessariamente di proteggerci dai famosi raggi UVA e purtroppo, ahimè, come vi ho detto prima, anche UVC, con degli schermi appunto solari che però devono rispondere a delle caratteristiche ben precise. In commercio abbiamo due tipi di filtri solari: filtri chimici e filtri fisici, anzi diremo meglio filtri chimici e schermo fisico, vediamo il perché. Per filtro chimico in genere è quello più diffuso in mercato, lo si produce più a basso costo, lo troviamo infatti a basso costo ai supermercati, ha una performance migliore perché si assorbe più facilmente senza creare una patina, la classica antiestetica patina bianca. E d'altro canto però vediamo quali sono tutti gli effetti negativi. Un filtro chimico lavora in che modo? Scomponendo sulla nostra pelle quindi i raggi solari e tramutati, rilasciati sotto forma di calore. In questa operazione quindi di passaggio chimico di forma si rende spesso la pelle fotosensibile. Inoltre si possono creare anche degli intermedi particolarmente reattivi e nocivi per la nostra stessa salute. Senza contare che la maggior parte di questi filtri chimici sono tossici quindi per l'ambiente, e di conseguenza vanno a inquinare la catena alimentare, di cui alla fine noi siamo l'ultimo anello, quindi ricevente.
Se da un lato i filtri chimici, quindi industriali, hanno questi effetti pur proteggendo i raggi solari, dall'altra parte esistono gli schermi fisici. I schermi fisici sono delle polveri minerali, quindi argille, caolino, che hanno un'azione riflettente, quindi riflettono i raggi, raggi che arrivano alla nostra pelle, quindi evitandone l'eccessivo assorbimento. Filtro fisico chiaramente è naturalmente più sicuro, permette chiaramente di non andare ad inquinare appunto l'ambiente. Un buon prodotto solare ecosostenibile, e ne troviamo tanti in erboristeria, ne vendiamo infatti delle ottime aziende, contengono dei filtri chimici di origine naturale. La natura ci offre un'ottima risorsa con l'estratto della crusca di riso, che è il gamma orizzanolo, che ha le stesse performance di un filtro chimico senza avere danni collaterali sull'uomo e sull'ambiente. E poi in aggiunta la maggior parte ormai dei solari naturali contengono invece gli schermi di tipo fisico, che modula l'assorbimento dei raggi nocivi. Ed è facilmente quindi biodegradabile, quindi anche per l'ambiente. Inoltre, cosa deve avere quindi un buon prodotto solare naturale fra i componenti impiante della natura per essere considerato sicuro? Intanto, guardando l'INCI, non dovremmo assolutamente trovare fra i composti composti di sintesi quali benzofenoni, octocrileni, composti PEG, profumi sintetici. D'altra parte sono ben sostituiti invece da risorse della natura che riescono ad attribuire a un solare fattori di protezione che vanno dal fattore 6 al fattore 10 per quanto riguarda per esempio rispettivamente l'estratto di carota, dell'olio di carota, beta carotene quindi, piuttosto che lo stesso olio di cocco che arriva ad attribuire una fattore di protezione anche fino a 10, il mallo di noci, anche fino a spingerci al migliore, il più protettivo fra gli estratti di origine naturale, che è l'estratto dei semi del lampone rosso, che arriva a dare al solare quindi una protezione di fattore anche fino al 50, mantenendosi comunque quindi un prodotto naturale. Se amiamo conferire alla nostra pelle anche delle doti idratanti, nutrienti, oltre che protettive, antinfiammatorie e perché no anche una fragranza inebriante, chi di voi conosce il Monoi, che è la risorsa, l'elisir di bellezza da anni utilizzato nelle isole polinesiane? Infatti il Monoi di Tahiti è un loro, possiamo considerarlo, brevetto che unisce le virtù del cocco che abbiamo appena visto a quelle della gardenia polinesiana, quindi il fiore di Tiare, che ha delle proprietà antinfiammatorie e quindi protettive per la stessa pelle. Esistono chiaramente diverse aziende in commercio e ognuna di loro la formulazione chiaramente avrà delle percentuali specifiche. Io consiglio, perché è testato e anche diciamo tra le migliori in mercato, ad esempio la Elan, ma ne troviamo tante altre. Abbiamo parlato quindi di come proteggerci dal sole in modo consapevole e a come anche assumere i benefici che sono derivati dai raggi solari, quindi in termini di vitamina D. Andiamo adesso a concludere vedendo come utilizzare anche le proprietà delle piante a livello post esposizione solare. È importante, anche se abbiamo utilizzato dei fattori di protezione chiaramente idonei e naturali, è importante comunque reidratare e aiutare la pelle a togliere quel minimo comunque di infiammazione derivata anche dal sole, anche se mettiamo una protezione. Parliamo quindi del doposole. Un buon doposole naturale sicuramente conterrà quelle che sono le erbe considerate top quality dal punto di vista antinfiammatorio e protettivo. Troveremo sicuramente gli oli di elicriso, troveremo l'aloe, che tutti conosciamo dalle proprietà riparatrici per la pelle, ma anche ci sono ad aiutare dei composti a base di cetriolo, che è noto per le proprietà antinfiammatorie, rinfrescanti, più che altro rinfrescanti. E per concludere voglio anche sottolineare l'importanza, soprattutto per chi soffre di problemi al sistema immunitario particolarmente reattivo, chi soffre di eritemi solari e predisposizione a macchie cutanee, l'importanza di prevenire la stagione solare balneare da una buona integrazione
di beta-carotene, che quindi stimola anticipatamente il rilascio della melanina, e l'importanza soprattutto di avere un piano alimentare idoneo e adeguato per prepararci all'esposizione solare. Se avete trovato il video di vostro interesse, regalateci un mi piace e condividete con i vostri amici. Per oggi quindi è tutto e vi aspetto numerosi ai prossimi video. Una buona giornata!